Stavo sognando Reagan stamattina, lo faceva suonare la mia sveglia assassina. Poi il caffè, poi tempo che vola, finisce la città prima di questa scuola. Non stavo sognando Ronnie stamattina, con Maggie in via col vento a Hiroshima, come in una famosa cartolina anarchica. Di cosa parleremo stamattina? Di Marx oppure dell'ottava rima? Studieremo nella nebbia sui vetri le probabilità di futuro per gli innocenti, innocenti come siete voi, santi volgari ed ignoranti eroi di un mondo che non vuole e comprerà la vostra libertà. Via col vento, se ne va il pensiero in questo piccolo tormento. Via col vento, professore, abbiamo fretta e voglia solo di fare l'amore. Dai col tempo, dai che è tardi, per stare qui a pensare a quella Silvia, la ragazza di Leopardi. Che assomiglia già a Hiroshima, eccoci addormentati una mattina, a punto morto tra la giovinezza che ha tanta voglia di sé e la vita che la disprezza, e la scrittura nel suo film di serie B finisce il sabato, ricomincia il lunedì, intervallo o la domenica sportiva definitiva. Via col vento che non ha più risposta, solo un presentimento. Via col vento, professore, per cominciare a vivere abbiamo poche ore. Via col vento, chissà perché mi viene in mente oggi la mia prima 1100. Stamattina c'era un vecchio in piedi sopra una banchina, un ubriaco che predicava di niente, ripeteva la stessa frase ad un pubblico inesistente. Cari ragazzi dell'89, un santi volgari ed ignoranti eroi, rompere i vetri in caso di soffocamento. E via col vento.